Antonio Silvestri, e sono sacerdote dal 60, sono stato ordinato nel 60 e sono stato parroco in diverse parti, ho fondato anche una parrocchia nuova a principio, ho fatto sempre il prete per vocazione, non per mestiere, non per soldi, ma proprio perché convinto. E appunto perché sento molto profondamente il problema della fede, a un certo punto, approfondendo lo studio delle Sacre Scritture, ho notato questa diversità, questa incoerenza della Chiesa cattolica, della Chiesa romana, diciamo, non diciamo cattolica, diciamo la Chiesa romana, perché la Chiesa di Gesù Cristo è cattolica per natura. E nessuna delle chiese si può definire cattolica, perché la Chiesa di per sé è cattolica. Diciamo la Chiesa romana. La Chiesa romana, ho visto che praticamente era molto incoerente. È stato sacerdote quindi da che anno? Dal 60. Fino al 93. Al 93, ma io mi considero ancora sacerdote. Non è che sono stato sacerdote, io sono ancora dal sacerdote. Dal 93 lei non ha cessato. Dal 93 poi. Sacerdote cattolico. Ecco, mi sono accorto delle incoerenze della Chiesa romana con le Sacre Scritture, e allora ho cominciato ad avere delle crisi. E perciò allora ho sentito il bisogno di approfondire ancora di più gli studi biblici, ho sentito il bisogno di consultarmi, oltre che pregare, riflettere, ma anche di consultarmi con persone incompetenti, ma non ho avuto delle risposte soddisfacenti. Sono spiegato. Per cui la mia crisi aumentava sempre di più. Lei si è rivolto anche ad autorità in campo ecclesiastico? Anche alle autorità, anche a professori di esegesi bibliche, di spiritualità della Chiesa Cattolica. Ho fatto delle consultazioni e quindi delle riflessioni profonde. Ho pregato, ho pensato, ho riflettuto. E dopo, alla fine, dopo aver completato i miei studi biblici, e allora sono venuto alla decisione che la Chiesa Cattolica non è proprio quella istituita da Gesù Cristo, perché ci sono stati degli snaturamenti. La Chiesa è stata snaturata, deformata. Sono spiegato? Perché? Perché gli uomini si accomodano tutto secondo il loro tornaconto. Gli uomini sono sempre assetati di potere, specialmente quando la Chiesa poi diventò numericamente, politicamente e economicamente potente. Allora certamente il clero, la potenza clericale aumentò, si formò la casta clericale, la Chiesa, specialmente dopo Costantino e con Carlo Magno. Allora la casta clericale diventò potente, praticamente da servi, i ministri della Chiesa da servi divennero padroni, e quindi si accomodarono le cose secondo la loro convenienza, il loro tornaconto, secondo la loro sete di potere. E quindi allora ecco, se la Chiesa da comunità d'amore, come era al tempo degli Apostoli, divenne praticamente l'impero del clero, e specialmente dell'alto clero. E divenne la Chiesa si conformò al Sacro Romano Impero, e quindi perse l'amore come struttura, come sua natura, e divenne la Chiesa legalista, la Chiesa politica, la Chiesa stile imperiale, per cui praticamente perse la sua natura, la sua propria essenza. Proprio a livello strutturale, proprio si è modificata. E proprio perse completamente la sua identità, la sua struttura proprio essenziale,
Per cui non è più la Chiesa, è il Sacro Romano, io la chiamo il Sacro Romano Impero. Ma un pochino in tutte le altre chiese questo è avvenuto, non solo nella Chiesa romana, anche nelle chiese ortodosse, nella Chiesa anglicana, cioè il clero è diventato il padrone della Chiesa, il padrone dei fedeli. I fedeli sono tenuti in minorità, e loro sono coloro che praticamente sono essi la Cioè, Chiesa, questa stessa distinzione. anche se teoricamente essi definiscono anche i fedeli Chiesa, ma in pratica la Chiesa sono loro. I fedeli sono soltanto i sudditi che devono ubbidire e sono tenuti in stato di inferiorità. Mi sono spiegato? E perciò ecco, ha perso importanza nella Chiesa clericale, ha perso importanza il battesimo. Perché ha perso importanza il battesimo? Perché il battesimo è la dignità. La vera dignità del cristiano. Col battesimo si nasce creature nuove, il battesimo di fede, certamente, il battesimo della fede del cuore, non il battesimo di tradizione, il battesimo fatto così, farsa. Quello, il battesimo di tradizione, senza fede propria, senza scelta propria, è una farsa di battesimo. Ma il battesimo ha perso tutta la sua importanza e il clero vuole tenerlo in questo stato di degradato praticamente. Perché? Per tenere i fedeli sotto di loro, per dire noi siamo importanti, noi siamo le persone sacre, noi siamo veramente i rappresentanti di Gesù Cristo. Noi siamo Gesù Cristo, voi siete soltanto dei sudditi che devono obbedire a noi. Invece il vero battesimo costituisce la vera dignità del cristiano. Il battesimo la costituisce figlio di Dio. Il battesimo ne fa un membro di Cristo, del corpo mistico di Cristo e quindi Cristo stesso. Il battesimo dà dignità al battezzato, ma questo certamente non fa comodo al clero. Se il clero vuole mantenersi superiore, vuole mantenersi, vuole coprirsi di ieraticità, di sacralità, di dignità, vuole stare sul piedistallo, sul trono, ha tutto l'interesse di screditare il battesimo, di mantenerlo, di dargli pochissima importanza, per dare tutta la massima importanza all'altro sacramento, l'ordine che costituisce il clero sacro, il clero rappresentante di Dio, mi sono spiegato, e che ha tutto l'interesse di mantenere i fedeli in stato di minorità e di inferiorità, e quindi il battesimo per il clero deve perdere importanza, non deve avere Quindi importanza. non poggiano l'ordine Perché se sulla no il Bibbia. cristiano riprende coscienza della sua dignità e della sua importanza nella Chiesa, mi sono spiegato? Riprende la coscienza di essere anche lui Chiesa. E quindi praticamente si abolisce la casta clericale, la casta di dignità, la casta di importanza, la casta da rispettare, da onorare, da venerare, mi sono spiegato? E allora ecco che il sacramento del battesimo deve rimanere così nella quasi nella misconoscenza, praticamente. Mi sono spiegato? Ed ecco invece che nella primitiva Chiesa cristiana il battesimo aveva la massima importanza, che il battesimo costituiva il battezzato membro di Cristo, Gesù Cristo stesso, il membro del corpo mistico di Cristo. Ogni battezzato si sentiva la Chiesa, responsabile della Chiesa, parte della Chiesa. Sono spiegato, ogni battezzato si sentiva figlio di Dio. Ogni battezzato si sentiva sacro, persona sacra, consacrata a Gesù Cristo. Il battesimo era la consacrazione a Cristo. Era il voto di voler vivere per Gesù Cristo, completamente votati e dedicati a Lui per la vita e per la morte. Il battesimo era la decisione di scegliere Cristo come Signore del proprio cuore e della propria vita.
Il battesimo era il matrimonio con Gesù Cristo. Il battesimo era il massimo sacramento. Invece adesso si parla mai del battesimo nelle chiese clericali? Ha perso la sua valenza originale. Si parla molto poco del battesimo, si parla soltanto così, di traverso, soltanto qualche volta di ricasco, ma il battesimo, si parla dell'Eucarestia moltissimo, giustamente, ma il battesimo è maltrattato al massimo, appunto perché secondo il clero il cristiano non deve riprendere coscienza della sua importanza, della sua dignità, della sacralità del battesimo e di tutta di tutta la dignità che gli dà il battesimo. E allora, ecco, io ho sentito il bisogno di far vedere, di far presente ai miei superiori, che nella Chiesa non ci sono superiori, poi non dovrebbero essere superiori, ma i fratelli maggiori, ma con una certa maggiore responsabilità, ma non superiori. Nella Chiesa non ci dovrebbero essere né superiori né inferiori, ma dovrebbe essere la famiglia di fratelli. Tutti fratelli. Fratelli, figli dello stesso padre. Pari dignità. E poi non solo, ma membra dello stesso corpo. Cristo. Dello stesso corpo di Cristo. Cristo è la testa. E non ci sono in questo corpo diverse teste, non ci sono due teste, la testa visibile e la testa invisibile. Queste sono più invenzioni nostre. Questa distinzione fra queste sono invenzioni clericali. L'unica testa del corpo mistico è Gesù Cristo e basta. Tutti fratelli. E quindi io ho fatto presente ai miei responsabili, ecco, ai miei fratelli maggiori, che il battesimo dei bambini, prima di tutto, è invalido, è inefficace, perché non è fatto con la fede del proprio cuore. Uh-huh. E i sacramenti celebrati senza fede del cuore sono magie, sono farse. I sacramenti non possono agire se non in forza della propria fede. E quando ricevi il sacramento che devi credere, in quel momento, altrimenti il sacramento è inefficace. Non serve a niente, è soltanto una farsa.